Ora è il momento delle nostre storie dall'estero. Stefano Salimbene a Boston ha incontrato Joe Di Meo, un fotografo ma anche blogger che ha immortalato col suo lavoro questo periodo così drammatico di emergenza. Guardiamo. Tanta gente sono interessati agli attori, ai musicisti, vogliono sapere che cosa hanno da dire sulla vita, eppure abbiamo questa gente comune che ci circonda. A me interessa la storia di una persona, sono molto interessato nella condizione umana, nella psicologia umana. Questa è un'opportunità per me di documentare, registrare, scrivere i sentimenti, tutto ciò che sta scomparendo. Lo scopo è integrare la storia orale con quella, diciamo, ufficiale scritta nei libri. Parlando con il cuore, le parole cadono. Come se li sceglie i personaggi? Io mi do all'avventura, vado a Boston con macchinetta fotografica in mano e scelgo soggetti che mi attraggono dal punto di vista fotografico, videografico, e poi c'è qualcosa. Sento qualche connessione con loro, non lo so se qualche espressione. Provo a trovare gente che ha voglia di raccontarmi una storia. Where are you from? What are you doing here in Boston? Per esempio, c'è un ragazzo di 39 anni a Boston, si chiama Maurizio, e lui è un senza tetto. Ci siamo fermati a parlare, siamo diventati amici. E io ho questo interesse genuino di ascoltarlo senza dargli giudizio. Lei, tra l'altro, ha avuto anche una fortuna nella sfortuna, cioè si è trovato con tutto questa struttura già pronta, sì, in un momento particolarissimo. No? Un momento storico, veramente storico. Lei adesso ha un archivio, sì, di foto, sì, e di interviste abbastanza unico, no? Sì, però non me lo aspettavo. Boston è una grande piccola città, è forse unica al mondo, e vederla tutto di un tratto senza gente è veramente strano. Però mi interessano le persone, sono molto più interessato a trovare chi c'è a Boston in questo periodo per capire quello che è il vero impatto. Sono stato molto fortunato nella mia vita perché ho avuto l'opportunità di vivere sia a Boston che in Abruzzo, in Italia. La mia fanciullezza è stata vissuta lì e ho avuto dei rapporti eccezionali con i miei amici, con la mia famiglia, specialmente con i miei nonni. Sono stati proprio la mia roccia mentre stavo in Italia. Ho imparato molto da loro. Mi hanno insegnato con storie. Adesso mi trovo quasi 50 anni e mi sono interessato a trovare tutte le storie che diceva nonna col contesto della storia, particolarmente della regione d'Abruzzo. Ho dovuto imparare a leggere. Non mi ero mai reso conto di quello che hanno passato gli abruzzesi. What's so great about Italy is that you just meet up with a bunch of people and you feel like you've known them for a really long time. Everybody's super friendly. Quest'idea di creare un legame tra Boston e Abruzzo è sempre stata una cosa che ho voluto fare. Ci sono almeno 10-12 persone con cui parlo quasi quotidianamente che mi dicono: guarda, mia nonna mi raccontava le stesse storie. Ci sono tanti italiani in giro in tutto il mondo che magari non hanno modo di collegarsi con altra gente o parlare con qualcuno che ha le stesse esperienze. Quello che Boston è oggi e quello che l'Italia è oggi non è quello che era ieri. È da poco che me ne sto accorgendo. E dico a me stesso, bisogna documentarlo. Tutto questo per hobby. Abruzzo from the inside, Boston from the inside. Per hobby, sì, lei, per passione. Lei fa altro, sì, di sì, lavoro. Sì.
lavoro immobiliare, lavoro per una compagnia di telecomunicazioni. Niente a che fare con questo. Questa è passione, è passione. La passione è molto importante nella vita. Eh sì, la passione è molto importante nella vita. Noi